Ormai ho già istruito tuo figlio a sufficienza. Proprio oggi ho terminato di insegnargli la grammatica, insieme a molti vocaboli nuovi e a molti pensieri originali. Le tue idee sono sbagliate. Il nostro sovrano ha ordinato che ogni suddito obbediente sappia poche parole e pensi come gli altri. Tu invece sei un ribelle e questo causerà la tua rovina. Io non ho paura, io mi batterò per le mie idee perché rappresentano il progresso. Dovrebbero essere insegnate a tutto il popolo che lavora. Aprite le menti per aprire il nostro paese alla civiltà. Questo vecchio è piatto come gli altri, però le sue idee non lo sono. Forse potrei farmi capire da lui. Ehi, attento, scappa! Quell'odioso disegno ti ha tradito. Ora lo porteranno di certo davanti al re. Abbassate subito il ponte levatoio. Presto! In ginocchio! Ti consegno, signore, quest'individuo che ha disobbedito ai tuoi ordini. Rispondi al tuo signore e padrone. Sei accusato di diffondere idee dannose e di incitare il mio popolo contro di me. Io non diffondo idee contro di te. Io sostengo che il nostro linguaggio debba essere arricchito e sviluppato. Altrimenti come riusciremo ad educare i nostri figli ad essere migliori di noi negli anni a venire? È un'attività dannosa per lo Stato. Ma con una maggiore istruzione la gente diventerebbe migliore e meno infelice, sire. Non abbiamo nessun bisogno di gente più istruita. Per me sarebbe solo una fonte di pericolo. Io sono del tutto contrario. Questo è il cervello a una sola dimensione. Quello che io voglio è una cosa buona. Non posso cambiare idea. Rinchiudetelo nel pozzo. Le mie squadre antisovversivi se ne occuperanno. Se si pentirà potrà salvarsi la vita. Ma se non vorrà pentirsi sarà condannato a morire tra i tormenti più atroci. Bene, signore. Devo salvare assolutamente quel maestro. Ma in che modo potrò farlo? Sei pronto a rinnegare immediatamente le tue idee sbagliate? Se non fai presto sarà sempre peggio per te. Non posso rinnegare quello di cui sono profondamente convinto che sia giusto!